Confronto in consiglio regionale tra il Parlamento degli studenti, rappresentanti istituzionali e alcuni docenti universitari. Al centro la guerra in Ucraina. Tante le questioni sollevate, con l'obiettivo di fare chiarezza. Mazzeo, non si può restare a guardare. Da venerdì 8 aprile sarà il giallo a dominare le strade di Pistoia, il colore del genere letterario che ha reso la città una delle capitali italiane per gli appassionati in materia. 3 giorni di eventi dove i protagonisti si interrogheranno sul futuro di questo ambito. Lo stato di emergenza per la pandemia rappresenta il passato. Da oggi molte delle limitazioni vengono a cadere e il presidente consiliare Antonio Mazzeo ha voluto ringraziare i cittadini e gli operatori sanitari per quanto fatto in questi 2 anni. La guerra spiegata, più facile a dirsi che a farsi, il Consiglio regionale ci ha provato, coinvolgendo in un forum il Parlamento degli studenti, un confronto coordinato da alcuni docenti che hanno risposto alle domande dei ragazzi, cercando di chiarire anche gli aspetti controversi e provando a delineare possibili sviluppi. Ad assistere alla discussione anche il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, che ha voluto chiarire un concetto: non si può restare a guardare, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito. Presente in aula anche la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, che ha spiegato i motivi dell'incontro. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare e quindi aiutare noi e loro a capire meglio anche le realtà più complesse. Credo sia il primo dovere e il primo servizio civile che si può fare. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso alato. Il Pegaso alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male. Non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina. E credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza, essere vicini al popolo ucraino, e lo stiamo facendo con quello che possiamo, sostenendo l'arrivo di tante donne, di tanti bimbi, di tanti bimbe. Io sono stato qualche giorno fa in una scuola di Pisa ad incontrare 2 bimbe di 8 e 9 anni, terza e quarta elementare. Vi assicuro che mi si accaponava la pelle, non sapevano parlare l'italiano, hanno detto solo basta guerra. E poi la traduttrice, gli ho chiesto cosa dicevano le bimbe, mi ha detto hanno voglia di rivedere il loro papà, il papà che è rimasto in guerra a combattere per la libertà del suo popolo. Ecco, noi oggi insieme alle ragazze e ai ragazzi dobbiamo confrontarci su questo tema e sperare, chiedere a gran voce che ci sia nuovamente pace. Alla generazione dei cittadini e delle cittadine più giovani abbiamo chiesto grandi sacrifici per la pandemia, per affrontare i lockdown e tutti i provvedimenti, e adesso gli proponiamo uno scenario di guerra. Dico noi lì perché abbiamo lasciato loro, tutti quanti noi adulti, un mondo violento, diviso, insufficiente per molti versi, e dobbiamo riconoscerlo. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare, e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile davvero che si può fare. Per questo un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi, in un luogo che è l'occasione per mandare in streaming, per avere un
documento che possa poi essere anche di servizio utile alle scuole per affrontare questo momento difficile e anche la complessità geopolitica di uno scenario come quello interessato da questa guerra. Gli studenti, nel corso dei vari interventi, hanno sollevato alcune questioni, una conseguenza di un evento inedito ai loro occhi, una guerra in suolo europeo, ma anche per smentire la retorica delle informazioni solo attraverso i social. Per noi giovani è particolarmente straziante vedere una situazione umanitaria così in crisi, così vicina a noi. Eravamo forse desensibilizzati a vedere le guerre, erano sempre lontane, in paesi sconosciuti a tanti. Invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di qualcosa che avevamo letto solo sui libri, ha affermato Mauro Cioci, presidente del Parlamento degli Studenti. A rispondere alle domande dei giovani del Parlamento degli Studenti, Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e Alberto Tonini, docente di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Firenze. Per noi giovani è particolarmente, diciamo, straziante vedere una situazione umanitaria così in crisi, così vicino alle nostre porte. Eravamo forse troppo desensibilizzati a vedere le guerre, che però erano sempre lontane, in paesi che forse alcuni, insomma, non avevano mai visto, non conoscevano nessuno di quei paesi, e quindi per un assalto di stimoli semplicemente ignoravano queste notizie che di solito a noi ragazzi arrivano solo tramite i social. Invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria, quindi, o appunto andare ad arruolarsi, che non è di certo un'opzione migliore. Sicuramente il fatto positivo è che si continui a negoziare, si negozia anche in diversi posti, adesso siamo in Turchia, paiono esserci delle aperture da entrambi le parti, la cosa fondamentale è che però si deve pervenire prima a un cessate il fuoco, solo il cessate il fuoco può essere una svolta anche nei negoziati in corso. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. Tre giorni dedicati al giallo, inteso come romanzo, con protagonista assoluta ancora Pistoia. Dall'8 al 10 aprile la città ospiterà la 12ª edizione del Festival del Giallo, che quest'anno è incentrata su un'introspezione dello stesso ambito letterario, come evidenziato dal titolo. Il giallo è ancora un genere? Una risposta ha provato a darla il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel corso della presentazione dell'evento. Io penso che sia uno dei generi più belli, più importanti per me e una delle letture più frequenti che riesco a fare. Mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro, anche in giornate complesse come quella di oggi. Un punto esclamativo ha cercato di metterlo anche Giuseppe Previti, il direttore artistico del festival, che ha dettagliato il tema di questa nuova edizione. Questa volta si è pensato di dare mano libera a tutti gli autori con i loro libri, perché il giallo si può sviluppare in tante maniere. È bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come queste che non si sono mai fermate. L'ottobre dello scorso anno eravamo qui per presentare l'11ª edizione, siamo alla 12ª, io ringrazio l'associazione Amici del Giallo di Pistoia per averci creduto sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando la pandemia ci teneva chiusi in casa. La lettura, la capacità di costruire cultura attraverso i libri viene qualcosa di veramente
veramente importante. Il titolo dice sostanzialmente il giallo è ancora un genere, io penso sia uno dei generi più belli, più importanti, e per me, come dire, una delle letture più frequenti che riesco a fare, anzi mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro in giornate anche complesse come quella di oggi. Noi ogni anno abbiamo fatto sempre un festival abbastanza monotematico, cioè assegnando un compito, assegnando un titolo su cui poi i vari autori potessero intervenire, non soltanto parlando dei loro libri ovviamente, ma anche parlando un po' del tema in generale. Quest'anno, come vedete, il titolo è un titolo, sì, può essere anche provocatorio. Il giallo è ancora un genere? Punto interrogativo. Perché per anni e anni il giallo è stato considerato un po' letteratura, ma un po', non dico di seconda mano, ma vista un po' con qualche perplessità. Noi non l'abbiamo francamente mai avute, e nemmeno sia il comune di Pistoia, con il quale collaboriamo da anni e con cui quest'anno abbiamo ancora stretta ancora maggiore collaborazione, ma principalmente anche con la biblioteca di per sé stessa, la San Giorgio di Pistoia, è un luogo dove si fa letteratura, e quindi noi siamo alla 12ª edizione, e quindi credo da parte nostra e da chi ci ha, diciamo, aiutato in tutti questi anni non si è mai posto questo problema. Però tutto sommato, se pensate anche a questo, di a un certo momento di dare un po' mano libera a tutti gli autori con i loro libri, perché il giallo si può sviluppare in tante maniere. Noi per esempio partiremo la prima sera, quando faremo la lezione ufficiale, con la presenza di tre gentili signore, questo di Pistoia, la direttrice della Nazione e una scrittrice. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche Margherita Semplici, assessore alla cultura di Pistoia, e Maria Stella Rasetti, dirigente comunale alla cultura. Entrambe hanno spiegato l'importanza della manifestazione, concentrando l'attenzione sulle capacità di evolversi nel tempo e di diventare un appuntamento in grado di richiamare un pubblico differente. Un appuntamento molto importante che tra l'altro ci vede coinvolti a distanza di pochi mesi rispetto all'edizione 2021, che ha avuto molto successo e che vedrà appunto impegnata la Biblioteca San Giorgio e il Comune di Pistoia insieme agli altri soggetti che patrocinano l'iniziativa dall'8 al 10 di aprile. Devo dire che è con particolare orgoglio che portiamo avanti insieme all'Associazione Amici del Giallo questa attività che tra l'altro vede per la prima volta a monte la sottoscrizione di un protocollo, di un accordo e di una convenzione con l'associazione medesima, che di fatto vedrà strutturata per l'appunto anche questa kermesse. È un programma molto intenso che racconta una storia lunga negli anni. Siamo infatti alla 12ª edizione e nel corso di tutti questi anni il Festival del Giallo non è stato fermato neppure dal Covid, è riuscito a resistere perché è riuscito a calendarizzare le varie edizioni in modo tale da poter sfuggire a tutte le limitazioni, approfittando dei piccoli intervalli di apertura che nel corso dei mesi si sono svolti. Il programma racconta una storia di un'alleanza lunga tra la Biblioteca San Giorgio l'Associazione Giallo Pistoia, un'organizzazione di volontariato che appunto da 12 anni, quindi più o meno dall'anno di partenza dell'attività della biblioteca stessa, che sta per compiere 15 anni, ha caratterizzato i programmi culturali della biblioteca stessa sul fronte dei libri, del rapporto con gli autori italiani e stranieri, di questo genere non genere. Il programma è molto ricco perché mette insieme gli effetti di tante alleanze, non solo gli scrittori che hanno piacere di venire a presentare i loro libri. Primo giorno di libertà. Dopo due anni, tra regole e DPCM, l'Italia è fuori dallo stato di emergenza dovuto alla pandemia.
Questo non significa che il virus abbia mollato la presa e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, commentando questo evento, lo ha voluto ricordare, invitando i cittadini a non abbassare la guardia. Il consigliere, prima di questo appello, ha voluto ringraziare la comunità toscana e gli operatori sanitari per quanto fatto in questi 2 anni, un tempo infinito che ha messo sotto pressione tutta la nostra regione. La Toscana, dopo un inizio difficoltoso, ha saputo affermarsi come uno dei territori che hanno risposto meglio e che oggi fa registrare un tasso di vaccinazioni tra i più alti in tutto il paese. Innanzitutto permettetemi di dire grazie al personale medico, sanitario, infermieristico, alle associazioni di volontariato, a tutti coloro i quali ci hanno permesso di vivere questo periodo sentendoci sicuri. Non era scontato, non in tutte le regioni è stato fatto nello stesso modo. Prima ancora che la politica, questa regione è stata una di quelle che meglio ha gestito la fase pandemica in Italia, lo dobbiamo ai nostri professionisti. A loro davvero un grazie di cuore. E poi un grazie ai cittadini della nostra regione, alle cittadine toscane. Abbiamo rispettato le regole anche se con fatica. Non è stato un tempo semplice, è stato un tempo in cui sono cresciuti gli egoismi, la paura del vicino. Però i cittadini toscani hanno saputo rispettare quelle regole che ci eravamo dati, il distanziamento, la mascherina, lavarsi le mani e soprattutto hanno capito il senso della vaccinazione. Vaccinarsi è un atto collettivo, non è un atto individuale. Vaccinarsi vuol dire non proteggere me stesso, ma tutelare gli altri, soprattutto i più fragili. E se la Toscana oggi è la regione con uno dei tassi di vaccinazione più alti d'Italia, è grazie al buon senso e alla responsabilità dei nostri cittadini. Quindi a tutti loro grazie. Non è finita, ci sono ancora tantissimi casi. Purtroppo abbiamo imparato a conviverci e allora il messaggio che mando è continuiamo a rispettare le regole che ci siamo dati.